Oggi è la volta di un articolo che onestamente non vedevo più da un sacco di tempo. Niente di particolare, diciamo. Un articolo che però pensavo di non provare, anche perché normalmente quando mi capita che devo rilevare dei tempi, ed è una cosa abbastanza rara, utilizzo il cellulare. Però diciamo che questo può essere sicuramente un bel prodotto per chi ha la necessità effettivamente di cronometrare. E sicuramente offre la praticità rispetto a un cellulare. Allora, come vedete è un normalissimo cronometro, è un cronometro diciamo anche abbastanza economico, niente di particolare, è realizzato in plastica, ha un cordoncino, penso si possa anche, se non lo smonto, ma in realtà ha un cordoncino che può essere poi allungato per appenderlo al collo, e ha semplicemente due funzioni, quella di far partire il tempo, come vedete, in centesimi di secondo. Dovrebbe avere anche l'intermedio, per cui lo potete interrompere, far ripartire, lo potete fermare, e poi immagino che tenendolo premuto, perfetto, si resetti. Niente di più, niente di meno, semplicissimo, leggerissimo. Diciamo che sicuramente è carino, niente di, ripeto, super mega professionale con dati e statistiche. Mostra semplicemente il tempo rilevato. Da quanto ho visto non ha una memoria interna, per cui non dà la possibilità di rilevare più tempi, nel senso che anche l'intermedio è un intermedio singolo e non ha una memoria, però, ripeto, per un prodotto che costa una decina di euro direi che ci può anche stare. Bene, come al solito vi invito ad iscrivervi e attivare la campanella per diciamo restare al corrente sulle novità e sulle recensioni che pubblichiamo, e a lasciare un like se il video vi è piaciuto o vi è stato utile. Grazie e alla prossima.